Vediamo queste immagini. Non potrò lasciarti più. Ingiallito d'autunno, tristemente mai detto è finita. Sull'Arno d'argento si specchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto si perde lontano. Dorme Firenze sotto il raggio della luna, ma dietro ad un balcone veglia una Madonna. Tanto saccio da su, per te non so più niente. Ebbene sì, oggi non raccontiamo, caro Marcello, solo la storia di una canzone, ma di un'intera epoca, cioè gli anni 50. E sono venuti a raccontarcela Carlo Bonni, Narciso Parigi e Mario Trevi. Buongiorno. Allora, dunque, visto che parliamo degli anni 50, periodo in cui la cavalleria ancora significava qualcosa, diamo la precedenza a una signora, anzi direi alla signora della canzone italiana, una carriera folgorante fatta di mille successi, ma a Sanremo del 1953, quello che forse resterà la tua più grande affermazione, insomma, vincesti con Viale d'autunno di Giovanni Danzi. Una bella eredità. Ci racconti quei magici momenti? Era la prima volta, quindi aver vinto subito è stata una sorpresa graditissima, ma con grande emozione, che tuttora questo Viale d'autunno ti mi accompagna. Dà. Anche se ultimamente sono andata a fare una festa per i vecchietti e il direttore di questa casa mi ha detto: signore, ho preparato il Viale del tramonto. Ho detto: ma veramente è Viale d'autunno se lei allude alla canzone? Eventualmente mi dia l'indirizzo di questa casa. Facciamo un po' di Carla Bonni Story. Tu hai dei ricordi comunque legati alla guerra, dei ricordi struggenti. Io tutto. Vero che tu durante la guerra, hai sostituito Sarah Vaughan? Sì, durante la guerra, sì, per le forze armate americane. Perché ero una delle poche che cantavano in americano allora. E allora sì, sono andata. Sì, Carla, se sfogliamo idealmente il tuo album personale dei ricordi, vengono fuori dei nomi come Pippo Barzizza, Cinico Angelini, Armando Trovajoli. Insomma, questo significa appartenere alla storia della canzone. Beh, veramente, come ho detto prima a Marcello, io non desidero niente perché ho avuto tutto da ciò che è professione canora. E non è finita, ragazzi. Ancora mi do da fare, perché ancora sarò ridicola, ma ballo il mambo. Lei ha avuto anche un successo strepitoso. Il tuo mambo italiano. Ripetute, no, corrette. Ho fatto un nuovo disco con il mambo. Tu, Narciso, non lo sai, no? No. È un mambo cumbada con un ragazzo che canta che si chiama Reo Confesso, è un musicista molto bravo. Sono bravi, bravi, lo conosci? Sì, li conosco. Io volevo fare una domanda a Narciso Parigi. Tu hai cominciato a cantare proprio nella tua Firenze. Sì. Ma c'è un aneddoto legato alla tua bicicletta, qual è questa? No, io ho fatto un'audizione a Radio Firenze subito dopo la guerra, no? Io andavo a Firenze in bicicletta perché non c'erano più mezzi. E allora passando da Piazza Santa Maria Maggiore c'era un gruppo di persone che fanno? Dice: si vanno a far sentire cantare.
Vado anch'io a farmi sentire a cantare. Lascio la bicicletta, vado sopra, salgo le scale della RAI, della radio, allora era la radio, e vado su. Sapevo niente, c'era Cesarini, mi diceva: cosa sai di canzone? Primo amore. Allora si faceva il pezzettino del primo amore di Buti, lo feci. Dopo cominciai a cantare, dice: no, basta, basta, bello, è finito. Come, non mi sentite nemmeno, non mi sentivo nemmeno. E mentre scendevo le scale per venire via, dico: mi hanno preso, ma non l'ho mai sentito. E invece mi fermò, c'era il maestro Petralia, dice: guarda, ti mettiamo sul quintetto fiorentino e trasmetti immediatamente. Io alle 10:30 feci l'audizione, alle 11 trasmettevo con il quintetto fiorentino. Però mi presero alla radio. Però? Scesi giù, la bicicletta non c'era più. Vabbè, sacrificato la bicicletta. Insomma, sai. La bicicletta non c'era più. Narciso, nella tua parete ci sono titoli famosissimi come Firenze sogna, Mattinata fiorentina, Il valzer della povera gente. Ma c'è anche una canzone che hai condiviso insieme a Carla Boni, sto parlando di Terra straniera. Che... No, un momento, la Carla Boni l'ha ripresa quando Angelini ha fatto l'orchestra Angelini 8 strumenti e prendeva tutti i successi. Terra straniera l'ho cantata io nel 52, ho fatto il film con Corbucci, ne sono stato protagonista. Va scusa, bene, io te la lascio. Però l'ha cantata talmente bene che io sono disposto a aspetta un attimo perché ti sta cascando il microfono. Così. E se no non ti sentiamo. Ma lui è un seduttore. Tanto, pure ecco il microfono qua, case, si fa di anche fronte pure. A lui. No, perché Terra straniera era di Marletta, che io avevo cantato anche... E altre canzoni, Va pensiero, a quei tempi avevo fatto tante canzoni perché io stavo con l'orchestra Ferrari e l'orchestra Ferrari era 30 anni avanti a tutte le altre orchestre. Scusa, ma figurati, posso dire una cosa in merito piccole a Terra scaramucce. Straniera? Vai. Vado? Pensa che Terra straniera, la mia Terra straniera, ha vinto il primo premio in Spagna e io non ci sono mai stata. Oh, guarda, ora ti dirò un'altra cosa. Terra straniera, 9 anni fa a Toronto, è arrivata prima Terra straniera, secondo Sole mio, terzo Volare. Hai capito. Non la cantavo io, la cantava un ragazzo. E ora veniamo al grandissimo Mario Trevi, uno dei re della canzone napoletana, famosa in Italia, in tutto il mondo, con le grandi romanze napoletane. Ma è vero che tu hai cominciato a cantare solo a 13 anni? Sì, è vero. E cantavi nascosto dietro le marionette di un teatrino? Sì, cioè? È vero? Perché non volevo pagare, non avevo i soldi per poter pagare. Mi ricordo che si pagava 50 lire e allora io ho fatto una scelta. Ho detto al proprietario di questi locali dove si facevano queste opere dei pupi e ho detto: guarda, se tu mi fai cantare io non pago e nello stesso tempo vedo lo spettacolo, però non devi dire niente a nessuno del paese, perché io sono nato in una provincia di Napoli, perché sennò sai la mia famiglia mi può picchiare, perché mio padre non voleva che io cantassi. E a un certo momento abbiamo fatto questo contratto così in grosso modo e mi è riuscito. Poi è successo che mi hanno ascoltato, mi hanno portato a Napoli a studiare ed eccomi qua e faccio questo lavoro da 42 anni. È un grande successo come tutti d'altronde. Ecco, e anche tu cominci a farti notare proprio sul finire degli anni 50 con belle canzoni napoletane fino a quel famoso Festival di Napoli del 1963 con la grande affermazione, abbiamo sentito prima un pezzettino, Indifferentemente. Sì. Raccontaci un po' la storia di questa canzone. Niente, io questa canzone ha una storia molto particolare, nel senso che il maestro Mazzocco, che è l'autore di questa canzone, è con Martucci, all'epoca edizione Canzonetta, che è l'edizione di tantissime canzoni di successo, di grandi canzoni classiche, e non volevano che io cantassi questa canzone perché dice: sai, questo ha fatto il festival con Mare Verde, ha vinto il secondo premio, però non è un cantante molto affermato, questa è una canzone molto bella. E a un certo momento io ho detto: no, o mi fate cantare questa canzone o io non voglio partecipare a questo festival. Me lo sentivo in grosso modo che questa canzone potesse vincere, non dico il primo, ma come infatti è arrivata secondo al Festival di Napoli e abbiamo vinto io e il mio caro Mario Abbate, che se mi consenti vorrei mandare un saluto al mio grande caro amico Mario Merola, che si trova in questo momento in ospedale. Però non è niente di grave, non è niente di grave, perché sta facendo degli accertamenti e io ti faccio tanti auguri
a un presto ritorno a casa e speriamo che ti riabbraccio subito. E ci associamo anche noi, tutta che la nostra famiglia. Molto, niente, dicevo che questa canzone mi ha fatto veramente, mi ha dato delle grosse soddisfazioni, tante che è stata incisa da Mina, da Milva, Amy Swart, Gino Paolo, Scepazzo, Bungusti, Giordanis e tanti altri. E per la verità sono legato a questa canzone che quando poi qualcuno non mi conosce io dico molto piacere, indifferentemente. Allora io dico, abbiamo qui Mario Treni, Carla Boni, Narciso Parigi, ma non vi sembra un peccato farli solo parlare e non unirli in una canzone? E che andiamo, ne so? A cantare, sì, andiamo, 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 facci cantare qualcosa, dai, andiamo, 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 mannaccia la miseria. Andiamo, allora, c'è anche Adrianuccia Bella. Ragazzi, io partirei, schieriamoci qui dal pianoforte, partirei con la signora Carla Boni. Il suo microfono è questo? Cara. No, il mio è questo. Io capisco che ormai tu fai rap, però a mo' ti tocca cantare, sai che cosa? Vamos a, vamos a. No, la casetta in Canada, vai. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano e allora il poveretto, ma sai cosa fece? Voi tutti non lo saprete, lui fece un'altra casa piccolina in Canada, lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella è la casetta. Ma questo significa l'improvvisazione. Ma perché lì come facevano le parole? È perché come è l'inciso, aspetta, come fa l'inciso? Pinco Panco l'incendiò. E allora il poveretto cosa fece? Non si sa. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete, ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella è la casetta in Canada. Brava, vabbè, te la canterò poi giusto un'altra volta. Signor Parigi, inutile dire che quando cantava lei io non ero ancora nata, però ogni volta che io vado a Firenze sento sempre qualcuno che canticchia e mi dice qualcosa tipo è primavera, svegliatevi bambine. Sembra quasi che sia diventato, sì, sembra quasi sia diventato proprio l'inno, no? L'inno nazionale fiorentino. Ci allora abbiamo due madonne fiorentine, queste sono grazie. Due madonne, voi siete due madonne fiorentine. Grazie Narciso Parigi. Azzurro. Allora, già che ho il piacere di averla qui in carne ed ossa, perché non sentire questa canzone qua dal vivo? No? Quale, mi sembra, scusa, un'ottima idea. Quale migliore occasione? Mattinata fiorentina, dicevate, certo, voi amiche. E allora andiamo, ragazzi, dai. È primavera. Che male c'è,
Aspetti un po' giù, se no faccio una brutta figura. Che cantiamo di bello? Senti, io da napoletano vorrei cantare Umara Nariello, che la conosce tutto il mondo, sì. E un'altra ancora che conosce veramente tutto il mondo, sarebbe Un soldato innamorato. E allora facciamo un mix. Un mesca francesca. La mesca francesca. Esatto. Vada maestro. Vicino va. Cimando a cor a cor pence spassà sul mare e tirare insieme ma ballaresse sto Allora, volevo dire una cosa, che sentivo... Pure io allora! Pure tu, bacio. Sentivo Calma e Narciso che cantavano il ritornello. Narciso, non so, sono troppo lontano. Allora, vado a baciare la forza. Aspetta! Aspetta, grazie. Aspetta, vengo qua. Allora, mi metto qua, che sono in te. Baciamoci tutti e arriviamo al dunque. Volevo dire che voi cantavate il ritornello, però mi piacerebbe ascoltarvi sulla strofa. Sulla strofa. Cioè, la conoscete la strofa? No, vero? Sono dei vecchi lupi questi. Allora, vediamo se riuscite a farlo. Narciso, ti ho preso in castagna, tu ci devi provare. Stai lontana da sto cuore. Stai lontana da sto cuore e a te volano pensieri. Niente voglia e niente spero da vedere che sei da pianta a me. Sono sicura di st'amore. Dillo a me, dai. Dillo a me. Con me io sono sicura di te. Grandi! Ma non vado, dai, bella! Ma guarda che bella!
Grazie, grazie cari. Sempre bravi. Vai. Grazie, grazie a Marcello e grazie all'orchestra. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Grazie Marcello. Grazie. E Marcello.